Ciao, buongiorno, buongiorno, che sono? è ora di uccidere lui. Smettila, antipatico. E poi guarda questo video, guarda, finalmente è arrivato il grande giorno di Maiorca. Stiamo organizzando questa vacanza dal primo dicembre dell'anno scorso. Adesso ci prepariamo. Quando saremo tutti pronti andiamo. All'aeroporto. No, andiamo prima a trovare i tuoi nonni perché devi salutarli. Devo trovare i miei nonni. Poi andiamo all'aeroporto. E poi andiamo all'aeroporto. Ma ti calmi. Ma stai No, io non ce la faccio lasciate un più. commento con un link di una clinica per la bici. Io non ce la faccio più, non lo sopporto più davvero. Facendo il peso delle valigie e scopriremo se la mia valigia pesa tipo poco meno di 10 kg. Cioè, per dirti. Perché la valigia può pesare solo 10 kg. No, bebè, bebè. Comunque, i nostri outfit sono questi per il volo. La bebè volerà per la prima volta oggi, sei contento? No. Sì. Ma smettila, perché? Guardate la Bibi com'è figo. Oh, guys. This is the look of the day. Yeah. Yeah, open the cancel, please. Oh, sì. Ok, noi stiamo andando a casa di mia nonna. A casa di mia nonna a salutarli prima di partire per Maiorca. Ciao. Abbiamo portato anche il mio cagnolino. Vedere il mio cappotto. Il tuo cappotto è bellissimo, avete visto? Scrivete nei commenti se vi piace il cappotto di Bibi. Fa cagare. No, scrivete quello di Harry Potter. Comunque, vi spieghiamo meglio cosa andremo a fare oggi. Allora, siamo per partire per la nostra vacanza che abbiamo praticamente iniziato ad organizzare. Noi lo sappiamo, ma loro no, di più. Intorno a dicembre, perché a novembre ci hanno regalato uno smartbox per il mio compleanno e... Allora andiamo insieme, abbiamo scelto la meta, c'erano un sacco di mete e abbiamo scelto Maiorca. Soltanto che, sì, bravo. Soltanto che non si riusciva a fare un paio di notti, perché lo smartbox comprendeva soltanto due notti. Perciò abbiamo deciso di allungare il nostro soggiorno. Esattamente, di allungare il nostro soggiorno e stiamo praticamente una settimana. Abbiamo il volo alle 15 da Orio al Serio e quindi penso che adesso andiamo a salutare i miei nonni, poi iniziamo a partire perché sono già le 9 e magari ci facciamo un giro là, arriviamo con calma, mangiamo qualcosa e poi iniziamo ad andare verso i gate perché ci sarà un casino assurdo. Ci fermiamo un attimo all'Orio Center perché è presto stamattina, sono le 10 e 17 e ci fermiamo qui un po' all'Orio Center, poi penso mangiamo qualcosa e poi andiamo verso il gate, verso l'aeroporto. Ok. Avvicinaci per caro. Cioè non è che posso fare tutto io, eh. Mi impegnate anche un po' più nella nostra relazione. Siamo appena arrivati. Oh, il papà, andiamo da Schicchia, si vede che schiaccia. Siamo appena arrivati al centro commercial di Orio Center. Ma che non siamo entrati qui dentro? Ma ci centriamo? Sì. Ci facciamo un girettin e poi andiamo da Tiger. Sì. Ci facciamo un girettin e poi. Poi niente, cioè, poi andiamo. Andiamo a farci un giro. Cioè, facciamo un giro e poi andiamo a prendere l'aereo. Baby, guarda che figli che siamo. Maniaco. Vai, vai maniaco. Yeah. Bibi, cosa hai preso? Facci vedere. Caramelle, calzini stupidi. No, ma li hai presi i calzini stupidi? Ce li rimangono apposta. Scusa, non lo sapevo. E
Last. Ciao. Adesso noi andiamo a comprare un nuovo iPhone. Ma non è vero? Andiamo all'Apple Store a provare i nuovi iPhone. Il nuovo megafonino. Wow, che fighi. Sono bellissimi. C'è anche questo, non funziona il fatto. Ah, che è bellissimo. È favoloso. Tipo, è bellissimo. È fantastico. Peccato che io Dio, fammi. Bibi, ma che belli i nuovi iPhone. Ma che belli. Sono bellissimi. Che cosa ne pensi, Marti? Belli, belli. Quello viola. Sono fantastici, favolosi. Ma sai, non mi piacciono più di tanto. Perché non posso permettere. Che bugiardo. Ma cosa mangi? Mangio sano. E poi ci siamo noi al McDonald's, che vabbè, non c'è ancora arrivato nulla. Ah sì, i gallini. Sono lì. Mio papà è lì da qualche parte e sta pagando. È arrivato il sacchettone. Perché questo serve solo per la carnivora. Buon appetito. Adesso abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato. Stiamo per uscire dal centro commerciale e andare in aeroporto. Perché è quasi ora. Non so come funzioni, però è quasi ora. Non avete visto il posto di epoca? Beh, Martina, vieni anche te. Ci siamo quasi. Stiamo andando verso l'aeroporto. No. Non stai incagliando con la valigia. Bibi, hai ansia? No. Sì. No? Bravo. Sto proprio tranquillo. Sono tranquillissimo. Sei tranquillo? Sì, almeno per il momento. Perché poi non so, Bibi, se è la prima volta che vola. Quindi, insomma. Ma tipo per l'aereo, magari per quelli che hanno paura, li addormentano. Certo, li addormentano con una padella. Pam! Sì, fatele su tutte e due i colli di sicurezza. Abbiamo appena superato i controlli di sicurezza e adesso stiamo per andare a imbarcarci nei gates. Allora, il nostro ora di imbarco è praticamente le 15, però il gate chiude alle 14.30, quindi di là. Noi voliamo con una compagnia low cost. Non c'è neanche l'acqua, baby, sul nostro aereo. E già tanto se ci sono i sedili. Accontentiamoci. Comunque, siamo di là. Ho capito, spendevamo 1.000 euro di aereo. Abbiamo solo speso 200, che già 200 euro non sono pochi. Ok, questo è il nostro gate, però non è ancora aperto perché è un po' presto. Quindi adesso diamo un'occhiata ai negozi che ci sono qui intorno. Visto che faccio spendere soldi prima di salire sull'aereo. Giga di Bibi. Bibi, sale l'ansia? No. Ah, strano. Wow, hanno aperto il gate. Ma ti ripigli, come parli? Ma stai calmo, che figlio, ti taglio quella carta d'identità. Siamo entrati, Bibi. Siamo entrati! Siamo entrati adesso nel gate e stiamo andando verso l'aereo. Ansietta! Oddio, i miei sei menti! Wow! Stiamo su una sorta di pulmino. Esattamente. E stiamo aspettando che tutti quelli dell'aereo salgano e poi ci porterà direttamente all'aereo. Mettiamo tutti in modalità aereo. Yeah! Dipende da dove hai il biglietto, ma adesso guardiamo. Siamo qui! Ok,
24A e 24B. Allora vi pesa sull'aereo. Aspetta, aspetta, tira un po'. Comunque andrà tutto bene, ti amo. Anzio. Io intanto mi mangio queste caramelline che abbiamo preso da Tiger prima. Che sono le bestie. Soddisfatto del viaggio? Siamo contenti di dirvi che non siete morti. Non siamo morti, siamo quindi mamma, il mio trance di Barberi non te lo prendi, ok? Però qui non deve esserci l'umidità che c'è. Oh no. Look at the pavement. Look at the pavement. Hola. Hey Pippi, siamo arrivati! Siamo arrivati! Sì! Finalmente! Pippi! Controluce! Bravo! Hai ragione!
Allora, com'è andato il volo? Bene, veramente fantastico il volo. Non so proprio niente l'aereo. No, quindi se volete regalarmi qualche viaggio. Siamo in Spagna. In Spagna. È piacevole come si trattano. Come si chiamano? Steward e le host. Ah, sì, 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 sono gentili. Beh, allora, comunque, diciamo che io lo soffro un po', ma non è che lo soffro. Mi fa male la testa. Bibi, aspetta un attimo. Mi fa male solo un po' la testa e le orecchie, però non è che lo soffro, ma mi piace volare. Voglio sfatare uno di questi miti o luogo comune. Non è vero che costa tanto la roba sull'aereo, perché 10 euro un panino tipo così, perché era così, sì, ragazzi, fatto col prosciutto e il formaggio, ok, non era da bere Carlo le Cracco, patatine, però da bere insieme alle patatine, cioè 10 euro è il giusto. Sì, anche perché effettivamente se ci conti fai che e un panino ti costa almeno 3 euro se costa poco, la coca quasi 2 euro e il pacchetto di Pringles comunque 2 euro, cioè 2 euro, 1,50 euro, quindi sì, sì, cioè, non era così esagerato. Devo uscire dalla città D e se non troviamo, perché c'è l'autista che ci aspetta. Wow. Che scemo. Finalmente stiamo trovando sta cazzo di uscita. Ce l'abbiamo fatta. Ah, che è bellissimo. Finalmente sì. Non ve lo facciamo vedere perché ve lo facciamo vedere in un altro video con i room tour. Allora, siamo finiti in una zona bruttissima perché di merda. Vi spiega cosa succede. Di merda. Allora. Persona scortese, stanza orrenda, dobbiamo attraversare il Brunei per arrivare in quella cazzo di camera brutta tra l'altro. Allora, riassunto. Noi praticamente siamo arrivati, dopo che siamo entrati nell'hotel, siamo entrati in camera, siamo fatti portare in camera. E però cosa è successo? È successo che praticamente la camera non è come ce l'aspettavamo, cioè loro praticamente sulle foto hanno messo le foto delle stanze più belle, quelle dell'altro stabile, e noi ci hanno messo in un altro stabile e non è poi così bello cioè la stanza. No? Non ci sono i prodottini che di solito ci sono. Il water era un po' sporco. Comunque, allora, dopo il video della stanza e tutto riguardante l'hotel lo troverete qui in descrizione, se questo video verrà pubblicato prima di quell'altro. Altrimenti lo troverete semplicemente sul canale se verrà pubblicato prima di questo. E comunque vi parleremo poi dell'hotel in quell'altro video. Adesso stiamo semplicemente andando a farci un giretto e stiamo andando verso a cercare un centro commerciale perché dobbiamo comprare lo shampoo, perché credevamo che ci fosse, anche perché in aereo non potevamo portarci degli shampoo molto grandi, perciò ne abbiamo portato solo un boccettino piccolo così, perché avevamo le limitazioni dei millilitri, centilitri, millilitri, vabbè, e prendere qualcosa da bere perché non c'è neanche il mini bar e non so, vabbè, comunque ci facciamo un giretto. Siamo fermati in un market a prendere questa ed è strana perché è diversa la bottiglia e figo anche il tappo. Comunque adesso, Bibi, dove andiamo?
No. Stiamo girando un po' a vuoto, a vedere un po' il centro. Dobbiamo arrivare a quella cattedrale, se ci riusciamo. Sì, aspettate un attimo. Quella là che si vede in lontananza. Quella là, che è molto carina. Stiamo portando spasso il nostro bambino. Dai una carezza, dai. Ma è una botta, poverino. Una carezza. Praticamente io sono incinto di 9 mesi. Il bambino deve nascere. Speriamo che nasca qui, così gli diamo anche la cittadinanza spagnola. La Bibbia ha appena visto delle bancarelle lì. E è bella comunque questa parte, davvero mi piace. È un po' arabeggiante, non lo so. Mi ricorda un po' il Marocco. Mettiti lì, baby, che ti faccio una fotina. Sorridi, bambino. No, devi sorridere, non puoi fare quella faccia. Un sorriso più naturale. Dai! Mamma mia. Baby, guarda che figa questa giacca. Ti piace? Bella. Cosa ne dici, stilista? È brutta. Ma come? La nostra, tutte tranne gli italiani, noi siamo stronzi. Sono strabelli, eh. Mi piacciono anche le montature queste qua. Oddio santo, ma che cazzo c'è in testa? Dobbiamo prendere quelli da Natale. Sì, infatti. Allora, sono carine, fanno un bel effetto. Visto qualcosa che ti interessa? Per mia mamma! Fate con le conchiglie! Perfetto, con le conchiglie! Carino, ci sta, carino! E io e la Bibi siamo bloccati su uno spartitraffico! Perché siamo debili, dove siamo così a minchia? Non abbiamo attraversato il tempo in piacere rosso, non passare nessuno. Ma sì, c'è il rosso di qua, passiamo di qua. Scherzando. I'm just kidding. Yes. Comunque niente, cioè adesso torniamo più o meno in hotel perché c'è la cena. E allora abbiamo una cena a buffet che comunque illustreremo nell'altro video che vedrete. Quello riferito appunto all'hotel con il room tour eccetera, dove infameremo l'hotel che in cui siamo perché non ci piace. No, allora non potete capire, cioè non si vede niente, porca miseria. Domani col sole veniamo qua a farvi vedere. È un non so, non si vede, peccato. È un terrazzo enorme, gigante, che punta praticamente sul mare. Quella è una è una crociera, non mette a fuoco niente, sta roba. No, ma è enorme. È gigantesco, raga, no, davvero, cioè io sto male. Ed è nell'hotel, cioè è nel nostro hotel. È fantastico. È che non rende proprio l'idea, ma domani torniamo di giorno e vi facciamo vedere meglio. Cioè, fighissimo. Non si vede niente, a parte la Bibbi. La mia bebe. Questo è il nostro hotel. Hotel Amic Horizonte. Comunque stiamo cambiando idea sull'hotel. Cioè, lo so, più o meno lo stiamo rivalutando forse. Boh, per scoprirlo andate a vedere l'altro video che vi lasciamo in descrizione. Bibbies. Andate, correte.